Allora Giano, stasera siamo a Milano, precisamente a pochi passi dal Castello Sforzesco, e ti porto a mangiare la cucina romagnola. No, romagnola, emiliana. Ho trovato un locale che fa la cucina emiliana a Milano. Beh, è la stessa cosa, no? Più o meno. Allora, Emilia. Ma sei emiliano te? No, io sono romagnolo. Ah. Allora, l'Emilia Romagna è una regione composta dall'Emilia e dalla Romagna. Non sono la stessa cosa. Vabbè. E perché avete un nome? Potevate fare due regioni. Sono due diverse, cose. No? È perché ci siamo. Vabbè, adesso andiamo dentro che poi te la spiego. Oh, tutti così. Allora, Giano, ti spiego in parole povere, la differenza fra l'Emilia e la Romagna. L'Emilia. Cos'è? Qual è? L'Emilia sono le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna. Mettiamoci anche Ferrara, anche se i ferraresi si sentono né emiliano né romagnoli, sono una cosa a parte. La Romagna sono le province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna. La Romagna è un po' più piccolina. Le altre sono l'Emilia, ok? Però diciamo che Parma e Bologna sono un po' le capitali del cibo, eh? Allora siamo giusto. Beh, qui. Diciamo che Parma e Bologna sono due città importanti. Non ti posso dire le più importanti, altrimenti i miei amici romagnoli mi vengono a dire: ma Luca, sei venduto! Comunque oggi abbiamo massima competenza, abbiamo però, un romagnolo però, e un emiliano. E un quasi emiliano. Quasi emiliano. Beh, quasi. Ho tutta la parte di papà che arriva da Parma, dai nonni, quindi. Allora sono veramente curioso. E poi è un tedesco che non ci capisce niente. È un tedesco che giudicherà. Le capitali del cibo, se ti sento modenese, ti stacca le mani. Sì, ti stacca le mani. Ma dopo ci sono i campanilismi, lo sai. Cioè, uno di Modena. Grazie. Ma io non essendo. Il gnocco fritto è nostro. Vabbè, ma io sai, non essendo emiliano, se mi manda a cagare uno di Modena, è cazzo bene. A me basta che mi manda a cagare uno di romagnolo, se no non torno più a casa. Abbiamo tre polpettine di legumi fritte, accompagnate di una salsina di parmigiano reggiano e un calice di pignoletto frizzante. Mamma mia, cioè io amo i fritti, poi con tanto formaggio si può solo partire bene. La cremina, già. Sì, è come il parmigiano ma sciolto. Buonissimo. Che goduria. Mamma mia. Si inizia, Luca. Si comincia. Goduriosa? E si comincia bene. Mamma mia. Si comincia bene. Pure la scarpetta con il formaggio. Oh, qui, c'ho la scarpetta. Infatti adesso ci ha portato un po' di pane. Qui c'è da fare la scarpetta, Giano. La strega, il pane bianco, il pane... Ah, tutto il pane legale, fatto in casa. Tutto fatto in casa. Bellissimo. Tutti i giorni. Qui abbiamo, signori, il misto di salumi del territorio, accompagnati anche dei formaggi. Abbiamo due pecorini, uno più stagionato, l'altro un po' meno, con un sentore di pera, lo squacquerone in mezzo e il grana padano. Diversi affettati, di cui la mortadella, la dotta, cullatello di zibello, abbiamo il prosciutto di Parma 24 mesi, la coppa di testa, la pancetta e i ciccioli. E qui? Poi qui abbiamo le crescentine e le tigelle. Wow! È arrivato il momento del vino, è arrivato il momento del nostro sommelier di fiducia, Dario. Allora, abbinare un vino ai salumi non è così semplice. Tanti ci abbinano vini rossi giovani, altri vini bianchi per sgrassare, giusto. Ma esiste in Emilia un Lambrusco e in particolar modo della cantina Ceci L'Otello, che è un vino rosso con le bollicine, questo, che si sposa perfettamente con i salumi emiliani. Questo vino sembra nato e fatto apposta per accompagnare i salumi. È il vino ideale per accompagnare una buona cucina emiliana. Che bella cultura, Dario. Per ogni cibo c'è sempre anche un vino adatto. Assolutamente sì. Ci sono molti Lambrusco. Guardate che bel colore, ragazzi. Questo è proprio buono. Tra l'altro questo vino, l'Otello, ha un cugino che si chiama Marcello, che lo consiglio da bere soprattutto con i piatti in brodo della cucina emiliana, e che ha vinto ripetutamente il premio miglior bollicine rossa al mondo. Al mondo? Al mondo. Quindi, purché è un vino, il Lambrusco, diciamo semplice e medio, questa è un'eccellenza. Io non ho tanto da dire perché non sono esperto come Dario, però alla prova dell'assaggio è bon. Salute.
Giano, assaggiaci questo lambrusco. Decantaci il lambrusco, davvero esperto di vini tedesco. Sono molto curioso perché onestamente in Germania si vende tantissimo il lambrusco, però spesso diciamo si vende anche il cartone, così non è un lambrusco di qualità come quello. Ma chissà cosa c'è dentro in quello che bevete voi in Germania, Giano, dai, per favore. Sono molto curioso di assaggiare il vero lambrusco e di vedere la differenza. Assaggia il vino vero, Giano, per favore, dai. No, è una cosa diversa. Questo non è quello che prendi al Lidl a Dresda. Come bere una bevanda diversa alla fine. Che buono. Ah, bello freddo, un po' frizzante, dolce, ma devo dire non troppo dolce. Quello in Germania che io ho provato c'era un dolce proprio zuccherato che proprio diveniva la nausea. Invece questo è piacevole. Come ha detto Dario, secondo me perfetto per accompagnare con i salumi. È un dolce delicato che adesso voglio accompagnare con un bel pezzo. Cosa mi consigli, Dario, qui? Un bel pezzo di... A caso caschi bene. Ma fatti un pezzo di mortadella, Giano, dai, scusami. La mortazza non sbaglia mai. Questo è il paradiso. 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 E questo cos'è? Pane fritto alla fine, sembra un panzerotto. Come si chiama questo qui, Dario? Che bello. Questo, se vai a Modena lo chiamano gnocco fritto, se vai a Parma la chiamano torta fritta e a Bologna la chiamano crescentina. Pensa che cultura in Italia, cioè. In Romagna piadina fritta. Che cultura, bellissimo. Quaquerone. Quello è il formaggio che noi in Romagna è il formaggio principe da mettere nella piadina. Infatti la piadina principe è squacquerone. Che cremosità. Lo posso mangiare dentro una bella piadina se si scioglie. Mamma mia, lo metto qui un po' sopra. Si può? Ma si può fare tutto. Legale? Già. Si può fare tutto. Legale. Mamma mia, buonissimo. Molto fresco, c'è un sapore molto fresco. Un poco stagionato, molto, molto fresco. La Bologna, la mortadella Bologna, è sempre la mortadella Bologna. Cioè, si può girare intorno quanto ti pare, ma la mortadella. La mortazza è sempre la mortazza. Io penso che potrei nutrirmi solo di mortadella. Sì, sì, il colesterolo non credo andrebbe su a palla. Parlando del gusto. Andrebbe su a palla, però va bene. Invece qui abbiamo un prosciutto molto speciale. Culatello. Il culatello. È il culatello. Cioè, la parte posteriore. Il culatello. È la parte più saporita forse, no? Dolcissimo, proprio dolce. Brindisi al triplete del 2010. Perché noi anche nel 2100, se ci saremo ancora, brinderemo al triplete del 2010. Speriamo che ci sarà un'altra occasione da brindare. Chi lo sa. Qua abbiamo la coppa di qui testa. C'è la coppa di testa, Giano. Mamma mia, mai sentito onestamente. Qui c'è tutte le robe della testa. Del maiale c'è un detto in Emilia Romagna. Mangi tutto. Del maiale non si butta via niente. Ma è giusto così, giusto così. La coppa di testa. Però sai, questa è la cosa bella di questo posto. Ci sono non le cose solo banali. Cioè coppa di testa io non l'ho mai sentita, per esempio. Ma perché... Cioè hanno cose speciali. Ai qui. Tempi, quando c'erano... La gente era povera e non si buttava via niente del maiale, si mangiava tutto. Ma sai che ti dico, proprio i piatti poveri, quelli del popolo, secondo me sono quelli più buoni. Un pezzettino di polenta fritta così, tanto per... È un antipasto leggero, Luca, proprio... Mamma mia. Giano, si può sapere che cosa hai fatto? Allora, ho preso questo pane fritto. Pane fritto lo vogliamo chiamare? Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo, Dario? Hai preso il gnocco fritto, dai. Gnocco fritto, gnocco che devo fritto. Dire che c'ha un impasto meraviglioso. Guarda, è sottilissimo, si scioglie in bocca. Ma perché qui l'olio lo cambiano, Non è che... No, ma veramente... Ci sono dei posti dove l'olio lo usano una settimana, qui l'olio lo è cambia. Delicato, e poi non è pesante, no? Cioè, poi ho messo dentro questo formaggio emiliano, squacquerone. E poi ho messo qui il prosciutto di cervello, no? Come si chiama? Il coppa di testa. Coppa di testa. Proviamo insieme, secondo me è una bomba, Questa è la piadina più buona che abbiamo mai mangiato. Giano, per forza. Così dovrebbe essere le piadine, Un po' pesante. Robe strane, rucola, così. Questo è la piadina. Cioè voi la chiamate piadina, vero Luca? Da me, da quella fritta così, il gnocco fritto, noi lo chiamiamo piadina fritta. Mamma mia, che spettacolo. Però c'è chi lo chiama gnocco fritto, c'è chi lo chiama poi, Dario? Torta fritta, cioè dipende come ti sposti, cambia nome. Sta entrando nel mio street food top 3, si può dire, è uno street food? Veramente buono. Polenta fritta. Attorno ragazzi croccantissima e dentro si scioglie in bocca. Prima ci dici cosa c'è. Allora, qua è una crema di piselli, sì. E poi il passatello, il classico, lo facciamo noi, e è saltato
con il guanciale fresco, mentre la gramigna è il ragù di salsiccia che facciamo noi, un po' di panna, un po' di burro e lo mantechiamo. Le stecchetti sono fatti con la salsa rosa degli anni 80, però noi la facciamo con burro, facciamo saltare il crudo e i fiori di zucca, li sfumiamo col cognac, li fiammiamo, poi panna, pomodoro e prezzemolo. E sono tutte paste fatte da noi. La gramigna è un must in Emilia, eh? Un must. Cioè, pasta fresca, eh? Con l'uovo, no? Fatto con l'uovo. No. Semola. Semola. Non c'è uovo. Ah, ok. Nei passatelli c'è l'uovo. Ah, qui c'è l'uovo, sì. Ok. Però sia quello che quelle sono paste di farina, acqua e semola. Spettacolo. Comunque Dario, quando hai sentito salsa rosa sei stato un po' scioccato all'inizio, eh? No, pensavo che fosse ketchup. Inorridito quando ho sentito salsa rosa, poi mi ha spiegato che salsa rosa qua significa pomodoro, panna, fatta in casa, cucina, tutto. Qualità, tutto. Qualità. Fantastico. Come sono, buoni, eh? Buonissime, con un po' di parmigiano poi sono perfette. Mamma mia. Qua c'è la gramigna, allora io il parmigiano lo metto dappertutto. Dopo lo metto, però adesso le voglio sentire anche senza parmigiano perché mi esalta la salsiccia. Mi esalta. È spettacolare, cioè quindi una pasta con salsiccia sfumata, il vino bianco. Buonissima. Cioè che buono sto posto, veramente. Che goduria. Allora proviamo. Giano, vai di passatelli. Ah, c'è formaggio dentro. Cioè sfila un pochino, eh. Mamma mia. Nonostante che sia pasta fresca, è bello al dente comunque. Però si sente che è freschissimo. Poi proviamo il guanciale. Guanciale perfetto, ragazzi. Attorno bello croccante e dentro bello morbido. Dentro bello, bello si scioglie. Ben mix, devo dire. Pare già i colori. Ah, fila, c'è formaggio. Qual è? Mamma mia. Spettacolo. Allora ragazzi, io amo fare la scarpetta e farla con questo pane fritto e goduria, goduria perciò. Guardate, sembra un po' la pizza, eh? È un po' come la pizza napoletana, molto molto morbido. È veramente un pane spettacolare. Guardate qui ragazzi. Guarda. Lo metto sopra anche un po' da barbaro tedesco. Ale. Metto sopra anche un po' di guanciale. Ma cosa siamo a Dresda qua? Qua siamo a Dresda. Auf geht's! Guanciale! Mangiamo un po' di guanciale. So, quasi batte la pizza napoletana, ma veramente buonissima, ragazzi. Sto volando. Allora, un'altra specialità emiliana, la torta di riso. Allora, non ci siamo lasciati andare a troppi dolci, ragazzi, perché soprattutto io e Dario siamo arrivati in fondo veramente pieni. Già io, con il tagliere. Io che arrivo in fondo e dico quasi di no al dolce, oppure dico portamene un pezzettino, ma vuol dire proprio che ho mangiato a sfinimento. E quindi, anche se sono pieno, assaggiamo. Non si molla, ragazzi, non si molla. Non torta di riso, la prova di assaggio. Giano, cosa te lo dico a fare? Buonissimo. Guarda, è un peccato che sia pieno, perché veramente questo me ne mangerei ancora. Cosa c'è dentro il dolce? Riso come protagonista, come principale ingrediente, le mandorle pelate, liquore all'amaretto, l'uovo, lo zucchero, viene cotto al forno e poi decorato con la crema all'uovo. Spettacolo. Ora l'amaretto si sente ed è quella cosa in più che gli dà quel tocco in più. Qui bisogna venire una volta per mangiare gli antipasti, una volta per mangiare i primi, una volta per mangiare i dolci, perché tutti insieme è possibile. Questa torta di riso all'amaretto. Ah, innanzitutto è bella bagnata, cioè non è secca, si vede già, è bella bagnata. Mamma mia. Buonissima. Sì, è come se uno avesse preso la torta e l'avrebbe messo dentro un liquido. È bella bagnata, si scioglie in bocca, ragazzi. Per cui cosa c'è? Un po' di crema? Si sente l'amaretto. Ma io da tedesca faccio la scarpetta, vedi come mi sono italianizzato. Come sono italianizzato, faccio la scarpetta si qui con. Si sente l'amaretto di Saronno qui già, no? Ma voi siete scarsi, avete detto siamo pieni. Io mangerei un pezzo così, onestamente, è troppo buono. Tu sei una bestia, sei. Siamo arrivati in fondo, siamo arrivati alla fine, ti dico la verità. È stata un'esperienza bellissima. Stupenda. Perché ho mangiato talmente tanto che sono stanco. E noi abbiamo mangiato solo antipasti prima, eh. Ma è un piccolo dolce. Però il cibo è proprio buono, è buonissimo. E ti dico, Luca, che ho iniziato ad amare tantissimo l'ambrusco. Che il cibo emiliano è tutto molto pesante, ma in maniera piacevole. Questo vino scende proprio in maniera piacevole. Ti allunga il cibo, te lo fa. Vedi come dormi allegro stasera, come appena appoggi la testa nel cuscino ti addormenti. Comunque il consiglio che vi do io qui da Hashtag Ben,
veniteci ragazzi, veniteci, ma soprattutto se venite più volte e vi fate la prima volta un bel tagliere salumi e formaggi e un bicchiere di vino, la seconda volta vi fate un bel primo e un bicchiere di vino, poi vi fate un bel secondo, se fate tutto insieme come noi arrivate in fondo colasso, che non ce la fate, quindi venite più volte e provate la cucina di questo posto. Sono d'accordo, soprattutto anche sul antipasto, perché diciamo spesso sono questi aperitivi olio con it, queste americanate dove ti danno proprio robe scandalose, invece qui vi porta proprio lì il prosciutto di cervello, queste cose qui veramente buone, la coppa di testa, coppa di te, ok, ci siamo più o meno, prosciutto di cervello ancora non ragazzi, ci siamo, fate l'aperitivo qui, cucina emiliana, non quelle americanate, qui andate a posto, basta, top, veramente veniteci, veramente consigliato.